Nel gioco che vi presentiamo in anteprima questa settimana avrete la possibilità di vestire i panni di due soldati, Alfa e Bravo, alle prese con missioni intriganti e pericolose al punto giusto. Simon, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Army of Two, The Devil's Cartel, terzo episodio della saga di Army of Two, sparatutto in terza persona con una fortissima componente cooperativa. Qui il cambio del team di sviluppo ha portato una vera ventata di novità al gioco, infatti è più immediato, i ritmi si sono fatti più intensificati e forsennati. Cambiamenti anche sul fronte grafico con l'utilizzo del poderoso Frostbite 2. E allora non ci resta che aspettare l'uscita di Army of Two, The Devil's Cartel, prevista per il prossimo 29 marzo su PlayStation 3 e Xbox 360. La saga di Army of Two, third person shooter cooperativo tutto azione e goliardia, sembra aver accumulato un suo stuolo di fan che hanno apprezzato massimamente la concentrazione su dinamiche di gioco che stimolino il supporto e l'aiuto reciproco. Chi proprio non sopporta il multiplayer competitivo, chi ha nostalgia dello split screen, chi si esalta quando si porta a casa un'azione ben coordinata, costruita grazie a intesa e affiatamento, non può che restare ammaliato dal concept alla base di Army of Two. I primi due capitoli non rappresentano delle perle nel panorama videoludico moderno, un po' grezzi e fin troppo spiccioli nel proporre la loro ricetta di piombo e violenza, ma hanno comunque venduto bene e mostrato qualche spunto intrigante. Così Army of Two, The Devil's Cartel, in uscita il prossimo 29 marzo su Xbox 360 e PlayStation 3, si affaccia sul mercato tentando di raccogliere ancora più consensi. Al timone dello sviluppo di The Devil's Cartel non c'è più Electronic Arts Montreal, ma Visceral Games. Per intenderci il team che ha dato i natali a Dead Space. Questo cambio al vertice è accompagnato anche dall'arrivo del Frostbite 2, motore grafico sviluppato da Dice e sfruttato potentemente da Electronic Arts, che ormai tende a promuoverne l'utilizzo presso tutti i suoi studi interni. Si avverte subito quindi un sapore abbastanza nuovo per l'esperienza di gioco. Il feeling nei panni di uno dei due protagonisti è diverso rispetto al precedente episodio e sembra aumentato il dinamismo del sistema di mire e di coperture. I ritmi si sono un po' intensificati nel tentativo di pompare una cospicua dose di adrenalina nel sangue del videoplayer. Rispetto agli episodi precedenti sembrano sparite quelle soluzioni estrose che vedevano protagonista la coppia di soldati, come ad esempio la possibilità per uno dei due soldati di sollevare uno scudo, magari di fortuna, coprendo il compagno e spianandogli la strada. A questo giro non si fa altro che sparare e sparare ancora, coordinandosi semmai nell'uso dell'overkill, una sorta di berserk mode che incrementa i danni inflitti dai proiettili. Nel caso in cui entrambi i giocatori lo usino allo stesso momento, si attiverà il bullet time, rendendo gli assalti del duo veramente letali. Ritmo forsennato, cosmesi di buon impatto grazie alle magie del motore Frostbite 2, distruttibilità ambientale ed estrema immediatezza sono i biglietti da visita per Army of Two: The Devil's Cartel, un gioco che tutti gli appassionati di sparatutto in terza persona dovrebbero attendere febbrilmente.